comunque sono molto contento in qualità di tifoso di questa squadra. È un premio che meritano i ragazzi perché si sono sacrificati dal primo giorno di allenamento, lo merita la società che non sta vivendo un bel momento. E spero che qualcuno in città si svegli per cercare di far tornare questo sport nella posizione che merita di occupare. Guarda, io non voglio levare nulla alla Cese, che è partita molto molto bene. Siamo noi che siamo partiti lenti, siamo stati molli in difesa, abbiamo preso 3 gol evitabilissimi, ma siamo stati bravissimi nel rimanere attaccati alla partita perché il primo tempo è finito 3-3. Poi noi se poi giochiamo bene in difesa, perché poi negli altri 3 tempi abbiamo preso 4 gol, se noi giochiamo bene in difesa, in attacco le soluzioni per fare gol le troviamo, perché abbiamo tanti giocatori che hanno le qualità e il nostro segreto è stato tutto l'anno, è stata la difesa. Dobbiamo fare massa per cercare di, davanti alla nostra porta, per cercare di esaltare quelle che sono le caratteristiche del nostro difensore più forte che è Stefano. Questo miracolo lo dedico ai miei ragazzi perché mi hanno detto anche prima con una grossa soddisfazione. Questi ragazzi, se mi dai 30 secondi di più, hanno giocato sotto una grandissima pressione. Perché se tu avessi detto all'inizio dell'anno a questa società, a questi ragazzi, ma volete firmereste per fare terzi, quarti, cioè, tutti quanti avrebbero detto di sì. Abbiamo fatto i playoff e poi siamo andati in testa alla classifica, quindi a quel punto diventi teoricamente favorito se tu rimani primo. Questi ragazzi sono stati, mi sembra, dal 28 maggio che è stata la partita in casa con la Cese, un mese sotto pressione. Con l'Ischia. Chiedo scusa, con l'Ischia. Un mese sotto pressione, perché erano in testa alla classifica, hanno dovuto fare perlomeno da quel momento altre 3 partite incredibili, che hanno vinto con la qualità chiaramente ma con tanto cuore per mantenere la testa classifica. E poi tu fai un playoff da primo. È vero che tu alla vigilia non pensavi che saresti arrivato a questo traguardo, però poi farlo da primo hai la pressione di essere favorito. E questi ragazzi l'hanno retta tantissimo, perché l'ho visti sempre tranquilli, sempre col sorriso sulle labbra, tutti gli allenamenti si scherzava quando si doveva, si lavorava quando si doveva, sul pullman la stessa cosa. E poi quando inizia la partita si inizia a macinare il gioco, perché è una squadra che ha, e credo che sia un dato oggettivo per quello che ha ottenuto, una grandissima qualità.